Amici della Voce dello Spettacolo, fino al 27 maggio al Teatro Tirso di Roma è in programma E qua so io, una commedia scritta da Giuseppe Manfridi, che vede protagonisti Maurizio Mattioli e Fulvia Lorenzetti. Maurizio Mattioli, uno spettacolo che vuole essere un omaggio all'indimenticabile Aldo Fabrizi, una delle più grandi icone della romanità. Vuole essere, secondo me, un bel omaggio. Peppe Manfridi l'ha scritto bene, ci ha messo un sacco di cose vere della vita reale vissuta dal commentatore Fabrizi. Le testimonianze raccolte, i libri che si sono letti, insomma, Peppe è uno molto attento a questo. Credo che di immaginario ci sia molto poco, anzi quasi niente, è tutto vero, reale. Parla della sua carriera, della sua, soprattutto della sua vita in casa, le sue quattro mura. Lui non disdegnava, come sai, il cibo, era un maestro di cibo. Lui andò in America con i bauli non pieni di vestiti ma pieni di pasta asciutta, perché aveva paura di non trovarla là, nel 62. È un'emozione grande comunque interpretare i panni di questo personaggio. Io già avevo approcciato il personaggio, il Rugantino, no? Facevo Mastro Titta, che era un suo cavallo di battaglia, unico. È tuttora rimasto unico, insomma. Io immodestamente ho cercato di ripercorrere quella strada. Quindi un po' di Fabrizi un po' di borbottio me lo riconoscevo. Però ecco, se tu affronti queste cose col timore di allora è inutile, quando mi dettero il ruolo di Mastro Titta, appunto, sei emozionato molto, dissi, ma se non ci provi nella vita rimani dove stai, insomma, non tanto vale provare, tanto ormai ci stai, cerca di farlo bene, questo è stato sempre un po' il mio motto. Dice, adesso ti faccio una domanda amica, chi è che gira? È il sole intorno alla terra o la terra intorno al sole? Dico, non ci ho fatto mai caso. Questo è anche uno spettacolo per ricordare quel teatro di varietà che ormai è parte radicata della nostra cultura e del nostro costume. Ci sono due o tre situazioni di ricordo, canzoni, uno sketchettino, qualche battuta che ricordano Fabrizi quando lo spettacolo, poi il teatro leggero, poi il musical e poi la televisione, perché ne ha fatta tanta, insomma. Mette insieme quelle cose lì, tutte non si potevano fare. Ci sono degli attrezzi di scena, vedi, che ricordano Fabrizi, i suoi cappelli, la sua frusta del vetturino, il suo cappello dello sciatore, il cappello di Lulù. Ci sono delle cose, ecco, quindi sono un po' testimonianze fisse, ferme, no? Che fanno ricordare piano piano alla gente quelle varie gag, quelle varie situazioni viste in televisione. Lui in televisione poi ne ha fatte tante, tutte le cose che ha fatto in televisione, a parte che c'era scritta da solo, ma erano tutte cose che aveva fatto o in cinema o in avaspettacolo. Altra protagonista dello spettacolo è qua so io, anche Fulvia Lorenzetti. Vogliamo parlare dei tuoi personaggi, perché sappiamo che ce ne saranno tre. Sì, interpreto Italia, che è una delle cinque sorelle di Aldo Fabrizi ed è la sorella che si prese cura di lui quando nell'88 si ritirò dalle scene e quindi, diciamo, rinchiuso fra queste quattro mura, come diceva Maurizio, viene accudito dalla sorella Italia, che è una donna comunque ormai consumata dalla vita, vedova, quindi proprio la classica, un po' quelle le zie zitelle che c'erano un tempo. Lei non era zitella, ma comunque l'immagine è quella. Poi c'è il ruolo della figlia, Vilma, che è una gemella, perché l'altro figlio, Massimo, erano due gemelli, e la figlia che ha, insomma, intorno ai 50 anni. E nel finale invece c'è l'interpretazione di Reginella, che è stata la moglie storica di Aldo Fabrizi, che lui ricorda sognante proprio ai tempi in cui l'ha conosciuta, cioè ventenne, ed era la regina proprio dell'avaspettacolo degli anni 20, quindi lui la ricorda proprio in quell'immagine ed è molto poetica come racconto.
Però questo è uno spettacolo che emoziona tanto anche. Sì, guarda, ieri abbiamo poi avuto un'emozione ancora in più perché ci è venuta a vedere, ci teneva moltissimo la nipote di Ave Ninchi, che veramente quando è venuta nei camerini era visibilmente emozionata. Lei mi ha detto che era fuori ed è venuta apposta per vedere lo spettacolo, perché ha detto sono veramente, mi ha evocato tutti quei ricordi che dicevo ero piccola ma che ho vissuto tanto, ed è veramente emozionante e anche interessante perché appunto ci sono tanti racconti anche diciamo privati, di una vita privata di Aldo Fabrizi che le persone magari non conoscono. Il testo veramente di Giuseppe Manfredi io trovo che sia meraviglioso. Uno spettacolo partito proprio dal Teatro Nino Manfredi e per poi approdare al Teatro Tirso di Roma fino al 27 maggio. Sì, abbiamo debuttato ad Ostia, siamo stati lì per 2 settimane, anche lì accolti veramente con grande affetto, e poi la piazza proprio di Roma ci tenevamo moltissimo perché veramente questa era intanto l'idea di debuttare, di far conoscere questo spettacolo così magico, e con la speranza poi veramente di farlo vivere ma negli anni, quindi speriamo di riuscirci. E qui abbiamo comunque una risposta di pubblico incredibile, sempre tutto esaurito, con sedie aggiunte, perché poi comunque Maurizio è molto molto amato, quindi ha un seguito veramente cospicuo. Noi saremo in scena, abbiamo debuttato il 9 maggio, siamo in scena fino al 27 maggio qui al Teatro Tirso de Molina a via Tirso, e vi aspettiamo con gioia. Grazie. Beh, vi saluto, vi ringrazio. Si becapite, invitatemi a mangiare. Ma che sfilatino che c'ho una panza che mi si rompono tutte le panciere, mi si rompono. Non voglio dire che non c'ho l'ambizione, ma tu mi pari proprio un tascapane, scema di guerra senza la pensione, porpetta arancichita in bocca a un cane. Peppere peppe, muso di scimpanzé. Ha scritto già la radio di Torino, benché non c'ha la voce da soprano, vedrai che si macette nel provino, farà le trasmissioni al mondo sano.